Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo maglioncino molto colorato che io ho deciso di chiamare maglioncino pirouette. Questo perché il filato che ho utilizzato è un filato della DMC che si chiama appunto pirouette. È un gomitolone da 200 grammi, questo che ho iniziato perché in realtà è uno dei gomitoli che mi ha avanzato per realizzare questa maglia e vedete me ne è avanzato un bel po'. Io ho utilizzato alla fine due gomitoloni per poter realizzare questa maglia che è una taglia S. È spettacolare. È morbido nonostante sia 100% acrilico, ma vi posso assicurare che è morbidissimo, addosso non punge, quindi è veramente un filato perfetto. Io ho utilizzato questo colore che è il numero 847, come potete vedere ha questi colori che sono soprattutto viola e blu, ma con dei piccoli sprazzi di verde e anche un po' di rosso e di amaranto, e io l'ho trovato veramente bellissimo come colore e anche come filato. Come vi dicevo, per poter realizzare questa maglia io ho utilizzato due gomitoloni. Di questo che mi è avanzato penso che ci farò o un cappellino con un piccolo scaldacollo o invece un bello scaldacollo da poterci abbinare o un Bactus. Devo ancora un po' decidere, ma ho già in mente il punto da utilizzare se deciderò di fare un Bactus. Come sempre io in descrizione vi lascerò il link per poter acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Ce ne sono altri 6, altri 5 a disposizione se mi ricordo bene, uno più bello dell'altro. Io vi consiglio soprattutto quello sfumato del verde che molto carino, ma ci sta anche un altro sfumato che ha dei toni sul blu che non sono niente male, quindi veramente vi potete sbizzarrire con i colori che più vi piacciono. Per una taglia M due gomitoli vi bastano perché vedete me ne è avanzato parecchio. Per una taglia L vi dico andare a prendere tre gomitoli perché sicuramente ve ne servirà un altro per poterlo realizzare. Vi ricordo inoltre che sul sito Incentandomi Filati, di qui in descrizione vi lascio il link, questo filato e altri due della DMC che sono il filato Sunrise e il filato Magnum li trovate in offerta 10% fino al 20 dicembre, quindi non perdete questa occasione. Un'altra cosa che vi devo dire è che io ho lavorato con l'uncinetto del numero 5. La lavorazione è semplicissima, si parte dal basso e si va a lavorare in tondo e io ho fatto un punto molto semplice per dare più risalto al filato che proprio alla lavorazione. Comunque la lavorazione si ottiene ripetendo 5 motivi. Ho lavorato fino agli scalfi, ho diviso la parte avanti dalla parte dietro lavorando poi in giri andata e ritorno e poi sono andata a creare le maniche. Ho utilizzato lo stesso punto, però ho fatto anche i polsini anche da questa parte e io alla fine sono andata a realizzare anche il collo, un collo che ho fatto lo stesso motivo, ho fatto soltanto un motivo per alzare il collo, voi potete farlo anche più alto oppure potete decidere di non fare assolutamente il collo, mentre sotto ho deciso di non fare nessun bordino, mi piace qui come sta, quindi non ho bisogno di fare un bordino per tenere giù la maglia o per creare quell'effetto puff, preferisco che scenda dritta in questa maniera. Quindi anche questa volta una creazione molto semplice, però veramente alla fine resterete soddisfatte del risultato, almeno io lo sono, e se decidete di realizzarla, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferruzzare, oppure se avete acquistato il filato presso la Merce Recoleti o presso il sito Incentando con i Filati, potete taggarci sulle pagine Facebook oppure su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare questo gomitolone della DMC che si chiama Pirouette. Il colore che ho scelto io è l'847, il gomitolo è da 200 grammi e vedete che bellissimi colori. È uno sfumato soprattutto blu e viola, ma al suo interno, aspettate se lo vedo, ecco, c'è anche del verde, quindi è veramente un colore spettacolare. Quindi è un multicolor, se vogliamo così definirlo, però soprattutto c'è questo sfumato del blu e del viola. Lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e io ho montato 100 catenelle. È un filato un po' non doppissimo, ma lo lavoro anche col 5, quindi 100 catenelle per me va benissimo. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4, quindi mi raccomando, taglia M o taglia L. Andate a misurarvi o la circonferenza dei fianchi o la circonferenza del seno, a seconda di cosa avete più grande, e mettete tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza, tenendo presente appunto il
il multiplo del 4. Secondo me, se utilizzate il mio stesso filato, per una taglia M bastano mettere una ventina di catenelle in più, mentre se siete una taglia L andate a mettere una quarantina di maglie alte in più, che comunque è un multiplo di 4. Allora andiamo a fare il nostro primo giro, che è semplicissimo, perché si tratta di andare a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia e ricomincio andando a fare, scusate, salto una catenella, vado nella seconda e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta, e ripeto questo per tutto il mio primo giro, quindi maglia alta e catenella di separazione. Sto per terminare il primo giro, mi raccomando, prima di andare a chiudere il giro andatevi a contare le maglie alte a 2, dovete avere coppie di 2 maglie alte. Se vi trovate in questa maniera, allora la lavorazione è venuta bene e quindi possiamo continuare, e andiamo a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. A questo punto realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendiamo il filo, andiamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, vado intorno alla mia maglia alta che ho realizzato prima, quindi qui entro nel foro e vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo di nuovo, vado intorno alla maglia alta e faccio una seconda maglia alta non chiusa, un'ultima volta prendo il filo, vado intorno alla maglia e faccio una terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte e ricomincio da capo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado una maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, vado intorno alla maglia alta che ho fatto prima e realizzo una maglia alta non chiusa, prendo il filo di nuovo, vado intorno alla maglia alta e faccio una seconda maglia alta non chiusa, un'ultima volta vado intorno alla maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa, per un totale quindi di 3 maglie alte, chiudo le maglie alte insieme e ricomincio, quindi vado una maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, scusatemi, devo tirare un po' di filo, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, vado intorno alla maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, di nuovo prendo il filo, rientro, seconda maglia alta non chiusa, un'ultima volta prendo il filo, rientro, terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte chiuse insieme, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho fatto l'ultima catenella delle 3, anzi no, entriamo direttamente nell'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione e ricominciamo da capo, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta, catenella di separazione, andiamo dove abbiamo le 3 catenelle e facciamo una maglia alta, catenella di separazione e di nuovo maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, entriamo nell'archetto di 3 catenelle e realizziamo una maglia alta, catenella di separazione e ricominciamo. Andiamo a fare questo per tutto il nostro terzo giro. Sto terminando anche il mio terzo giro, ho fatto l'ultima maglia alta e le catenelle, prendo il filo, scusatemi, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima.
quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella e si ricomincia da capo. Una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta all'interno della catenella, una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta all'interno della catenella e continuo così per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il mio quarto giro, ho fatto l'ultima maglia alta e vado a fare una catenella, una maglia bassissima per chiudere il mio quarto giro, quinto e ultimo giro che è uguale al quarto perché andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. Quindi quinto giro uguale al quarto, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Bene, io adesso finirò anche il quinto giro, vi farò poi rivedere un attimo il primo giro, però questi sono i 5 giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza fino ad arrivare agli scalfi, dove poi divideremo la parte avanti dalla parte dietro. Allora, sto terminando anche il quinto giro, ho fatto l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e adesso, come vi ho detto, si ricomincia dal primo, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e facciamo una maglia alta, catenella di separazione, saltiamo una maglia, andiamo nella successiva e facciamo una maglia alta. Quindi, come vedete, abbiamo ricominciato da capo e questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Allora, sono arrivata all'altezza degli scalfi, ho ripetuto il mio motivo 6 volte e del settimo motivo ho ripetuto solo il primo giro e sono andata a mettere i marcatori e ora vi farò vedere come li ho messi, però ripeto, dal basso verso l'alto ho ripetuto il motivo per ben 6 volte. Per andare a mettere i miei marcatori io ho fatto comunque il primo giro per essere un po' più per contare meglio un po' come dove mettere i marcatori. Allora, per poter mettere i marcatori io mi sono andata a contare queste non so come chiamarli, comunque i gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme e io ne ho un totale di 25, quindi che ho fatto, ne ho messi 12 dietro e 13 davanti. E per mettere i marcatori, vedete, io ho fatto il mio primo giro del gruppo del settimo motivo e sono andata a mettere il marcatore dove ho la prima maglia, quindi dove mi inizia il giro, e poi sono andata a contare quindi i miei gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, ne ho messe 13 e sono andata a mettere il mio marcatore dove ho la maglia alta in corrispondenza alla maglia alta dopo il mio ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi dopo il 13esimo. Vedete, ho messo il marcatore. Quando andrò a lavorare dietro, naturalmente inizierò dalla stessa maglia di base, quindi dove io terminerò sul davanti, dietro inizierò dalla stessa maglia di base. Quindi qui mi ritrovo il giro di maglie alte. Adesso devo andare a fare già il secondo giro, che appunto il giro con le maglie alte chiuse insieme, e vi faccio vedere quindi come andare a lavorare. Ah, naturalmente io quel motivo in dispari in più l'ho messo sul davanti perché, come sapete, io preferisco metterlo sul davanti perché sul davanti abbiamo il seno e quindi la maglia stringe meno se il motivo in più che abbiamo lo mettiamo appunto sul davanti. Ah, naturalmente dove ho messo il mio marcatore inizio giro è la maglia alta prima di dove ho il mio primo gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme. Vedete, qui c'è la maglia alta, sono andata in corrispondenza dove ho la maglia alta, ho fatto la mia prima, ho messo il mio marcatore e quindi iniziamo a lavorare e andiamo a fare quindi le nostre solite 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, andiamo a lavorare normalmente il nostro secondo giro. Quindi entriamo nella seconda maglia alta e facciamo una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3 e poi andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse intorno alla maglia alta, quindi 1 2 e 3, chiudo tutto e vado nella maglia alta successiva e faccio maglia alta. Quindi io adesso continuo a lavorare normalmente il mio secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come andare a fare poi il terzo. Allora, sto per terminare il mio secondo giro e come vedete sono arrivata dove ho il marcatore e vado a fare normalmente una maglia alta. Abbiamo terminato così il secondo giro, quindi ci giriamo con la lavorazione, scusate ogni tanto sbatto contro la telecamera,
e andiamo a fare il nostro terzo giro, che è semplicissimo. Andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, entriamo sempre dove abbiamo fatto le 3 catenelle e facciamo una maglia alta, catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta, catenella di separazione, andiamo dove abbiamo le 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la maglia alta e di nuovo facciamo una maglia alta. Quindi lavoriamo normalmente il nostro terzo giro, vi farò vedere come terminare il terzo giro e come iniziare poi il quarto. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto l'ultima maglia alta e la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia alta. Quindi ho terminato così anche il terzo giro. Adesso mi giro nuovamente con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella e di nuovo una maglia alta dove ho la maglia alta, una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, e continuiamo così per il nostro quarto giro. Terminerò il quarto giro, vi farò vedere di nuovo come iniziare anche il quinto, che naturalmente come sappiamo è uguale al quarto, e poi si ricomincerà dall'inizio. E quindi questi sono i giri, poi si ripartirà dal giro di maglia alta, catenella, maglia alta, sono i giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Allora, sto per terminare anche il mio quarto giro, ho fatto la maglia alta sopra la maglia alta, vado a fare la maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare la mia ultima maglia alta all'interno della terza catenella, che equivaleva alla mia prima maglia alta del giro precedente. Quindi i 4 giri sono stati fatti, dobbiamo fare l'ultimo, che è semplicissimo perché alla fine si ripete il quarto giro e consiste nell'andare a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3, e una maglia alta sopra ogni maglia alta, e poi si ricomincerà da capo. Quindi veramente semplicissima il passaggio dalla lavorazione tutto tondo alla lavorazione invece di giri di andata e ritorno. Io alla fine vi dirò quindi quante volte ho ripetuto il motivo per arrivare all'altezza delle spalle sia avanti che dietro, e vi ricordo che quando andrete a lavorare la parte dietro dovete iniziare dalla stessa maglia di base da cui avete fatto la parte avanti, e dovete terminare giustamente nella stessa maglia di base, quindi dove abbiamo il marcatore, dove avete la parte avanti. Quindi bisogna iniziare e terminare dalla stessa maglia di base da dove abbiamo iniziato e terminato nella parte avanti. E poi una volta fatto ciò vi dirò quanto motivi ho fatto, quanto sono andata a cucire, e andremo a fare le maniche. Allora, ho realizzato la parte avanti e la parte dietro della mia maglia, ho ripetuto il motivo 2 volte, però nel secondo motivo mi sono fermata al primo giro di maglie alte, quindi non ne ho fatte 2 ma una sola. Stessa cosa dietro, ho ripetuto il motivo per 2 volte e ho fatto soltanto una riga di maglie alte. Per andare a cucire le spalle ho cucito dall'esterno verso l'interno per 9 cm, sia da questa parte che da quest'altra parte, e adesso posso andare a fare le maniche. Per realizzare la nostra manica io lavorerò sempre con l'uncinetto numero 5 e mi aggancio sotto dove ho la maglia alta, dove avevo fatto le altre 2 maglie alte, una per il davanti e una per il dietro. Mi aggancio e vado a fare sempre le mie 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta, fermando anche il filo. Quindi 2 e 3. E adesso vi dico già che andremo a fare lo stesso motivo della maglia, soltanto che invertiamo i giri. Invece di partire dal primo giro, partiamo dal quinto. Quindi andremo a fare prima i 2 giri di maglie alte, poi il giro di maglia alta alternata a catenella, il giro con le maglie alte e le 3 maglie alte chiuse insieme, e di nuovo il giro con la catenella di maglie alte con la catenella. Quindi invece di fare dal primo al quinto, faremo dal quinto al primo. Quindi adesso vado a fare una maglia alta, cioè un giro di maglie alte, e le vado a contare. Ricordatevi che dobbiamo avere un multiplo di 4, quindi quando andremo a lavorare, e a seconda se dovete allargare o stringere la maglia o se dovete fare la stessa
larghezza dello scalfo, gestitevi un po' per fare questo giro di maglie alte. Quindi io adesso vado dove ho la maglia orizzontale, vado a fare una maglia alta, vado dove ho la, il foro piccolino che mi separa le maglie alte e orizzontali, vado a fare una maglia alta e continuo in questa maniera: una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, una maglia alta dove ho il foro di piccolino che mi separa le due maglie alte orizzontali. Io mi controllo le maglie alte, vi dirò alla fine quanto ne ho fatto e vi ripeto che vi dovete trovare al fine del giro con un multiplo di 4 e di 4. Allora, io sto terminando il quinto giro, perché vi ho detto andremo a fare dal quinto al primo, e ho fatto in totale 36 maglie alte. Quindi vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quindi adesso vado a fare il quarto giro, che vi ricordo è 3 catenelle e un altro giro di maglie alte, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, in questa maniera. Quindi adesso abbiamo ripreso anche la lavorazione in tondo, però come vi ho detto facciamo invertiti, partiamo dal quinto per arrivare al primo giro. Quindi continuo a lavorare in questa maniera facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi sto per terminare anche il quarto giro, entro sempre nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Bene, adesso devo andare a fare il terzo giro, che erano 3 catenelle, catenella di separazione, salto una maglia alta, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Adesso non vi farò vedere più i giri perché, come vi ho detto, sono sempre quelli, solo che abbiamo invertito. Dopo dovremo andare a fare quello con la maglia alta e la catenella, maglia alta, 3 catenelle e 3 maglie alte chiuse insieme, e poi termineremo con il primo giro che è uguale a questo che stiamo facendo. Alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e vi dico anche che questa volta le maniche voglio realizzare un polsino, quindi alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e quanto mi è venuta lunga la manica, e poi vi faccio vedere come andare a fare il polsino. Allora, ho terminato di fare il motivo, quindi devo fare il polso per la mia manica. Ho ripetuto il motivo 5 volte e vi ricordo che io sto andando dal quinto giro al primo giro. Dopo averlo fatto per 5 volte ho ripetuto di nuovo il quinto e il quarto giro, e la manica per ora è lunga circa 40 centimetri. Adesso dobbiamo andare a fare il polso e vi faccio vedere come lo andiamo a fare. Allora, ho fatto quindi il quinto e il quarto giro e adesso vado a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme e ricomincio da capo. Quindi vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme. E ripeto questo per tutto il giro, quindi una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva, un'altra maglia alta non chiusa e chiudo le due maglie alte insieme. Procedo così per tutto il giro, facendo sempre 2 maglie alte chiuse insieme. Sto terminando il giro e vado a fare, dopo le ultime 2 maglie alte chiuse insieme, entro nelle prime 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Benissimo, adesso vado a fare il giro che andrò sempre a ripetere per tutta la lunghezza del mio polso e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Prendo il filo, devo fare una maglia alta in rilievo, quindi entro tra il primo e il secondo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, entro, esco dal secondo e dal terzo gruppo di 2 maglie alte lavorate insieme e vado a fare una maglia alta in rilievo. E ricomincio da capo, vado nelle 2 maglie alte successive, realizzo una maglia alta, prendo il filo, entro dove ho lavorato la maglia alta, quindi qui tra i due gruppi di 2 maglie alte, esco tra quelli successivi e vado a fare una maglia alta in rilievo. Ancora maglia alta normale sopra le 2 maglie alte chiusi insieme, scusate, maglia alta rilievo successiva, quindi entro tra i due gruppi, esco tra i due gruppi successivi e vado a fare una maglia alta rilievo. Continuo questo per tutto il mio primo giro e questo è il giro che andrò sempre a ripetere. Naturalmente vi farò vedere come terminarlo e come farlo di nuovo e poi vi dirò quante volte l'ho ripetuto. Allora, sto terminando il giro e ho terminato con la maglia alta rilievo
entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. E come vi ho detto, adesso andremo a ripetere sempre lo stesso giro, quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta e rilievo nella maglia alta e rilievo del giro precedente. E quindi continuiamo a lavorare sempre in questa maniera, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta e rilievo sopra la maglia alta e rilievo successiva, e continuo sempre così a ripetere questo giro fino alla lunghezza desiderata, e naturalmente vi farò sapere quante volte ho ripetuto il giro. Ho terminato il polsino e ho ripetuto il motivo 8 volte e poi sono andata a fare la stessa cosa anche nell'altra manica. Ho ripetuto il motivo 5 volte, poi ripetendo i due giri, quindi il quinto e il quarto, e poi sono andata a fare i miei giri per creare il polsino. E quindi anche le maniche sono terminate. Alla fine sono andata a fare anche un po' il collo, mi sono accorta però nel giro che non ho ripreso la voce, non si sente, ogni tanto con questa telecamera mi succede, quindi vi spiegherò un attimo come ho fatto. Ho sempre fatto la lavorazione in tondo come abbiamo fatto per il corpo della maglia, e quindi voi vi ricordate che noi abbiamo terminato con un giro di maglie alte, quindi sono andata a fare il secondo giro di maglie alte in tondo, stando attenta a rispettare, vedete qui ho la maglia alta in corrispondenza della maglia alta, la maglia alta in corrispondenza della maglia alta nel cerchio, nell'archetto di una catenella, la maglia alta in corrispondenza della maglia alta qui dove ho le 3 catenelle, in modo tale da rispettare il multiplo. Quando sono andata a fare qui dove ho la cucitura, io ho cucito 9 centimetri fermandomi dopo 3 gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme, io mi sono fermata nella maglia alta subito dopo. Quindi che ho fatto? Quando sono andata a fare il giro di queste maglie alte, ho fatto anche qui una maglia alta in corrispondenza della maglia alta dove ho le 3 catenelle, una maglia alta in corrispondenza dove ho la maglia alta nell'archetto, e poi ho fatto una maglia alta sopra la cucitura che mi prenda avanti e indietro e dietro. Ecco, così vedete meglio, e dietro sono tornata a fare una maglia alta dove ho la maglia alta in corrispondenza di quella della maglia alta del dell'archetto di una catenella, una maglia alta in corrispondenza alla maglia alta delle 3 catenelle, e ho fatto questo sia da questo lato che da quest'altro, e poi sono andata a fare normalmente il giro maglia alta, catenella di separazione, maglia alta, poi maglia alta, catenella di separazione e il gruppo di 3 maglie alte, maglia alta, catenella di separazione, maglia alta, e ho terminato con il giro di maglie alte. Quindi possiamo dire che io ho ripetuto il motivo, però invece di terminare con 2 maglie alte ho terminato con un solo giro di maglie alte, e invece di iniziare, e invece qui vedete mi ritrovo con le 2 giri di maglie alte. Quindi questo è per chi vuole fare il collo, io l'ho deciso alla fine, mi sono accorta che purtroppo quando ho fatto il giro di maglie alte per vedere come fare, la registrazione non mi è uscita, me ne sono accorta solo quando stavo montando il video, e quindi vi adesso ho dovuto rifare tutto per spiegarvi almeno a voce come ho fatto. E naturalmente io ho fatto solo un motivo, ma voi potete fare anche il collo più alto, quindi più motivi, in modo tale da poterlo anche girare se volete un collo un po' più alto e quindi anche un po' più caldo, visto che comunque verrà forato, quindi potreste farle anche più motivi, oppure fare un semplice giro, un semplice collo di tutti i giri di maglie alte per la lunghezza che desiderate. Detto ciò, la mia maglia è terminata.